noi interessa schierarci su questi temi. Abbiamo fatto poc'anzi con un dibattito con la presentazione del libro Collusi di Lino Di Matteo al Vomero sulle scale di Piazza Fuga nella libreria Io ci sto e qui nella piazza della città davanti al comune proiettando uno straordinario film di Sabina Guzzanti, La Trattativa, insieme poi con un dibattito dopo con Salvatore Borsellino, Marco Travaglio, Maurizio De Giovanni e Sabina Guzzanti. Su questi temi non bisogna rimanere indifferenti, fin quando non si saprà la verità sulla trattativa non possiamo ritenerci un paese democratico. Una piazza municipio particolarmente affollata ha accolto ieri sera la proiezione pubblica del film documentario sulla trattativa Stato-Mafia, realizzato nel 2014 da Sabina Guzzanti e presentato in anteprima alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Il Comune di Napoli ha voluto organizzare una manifestazione speciale che, oltre ai partecipanti al dibattito, ha registrato anche la presenza del presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati di Palermo, Nino Di Matteo. L'informazione in Italia non è libera, non è che non è chiara e quindi le notizie che escono però non gli si dà la giusta importanza, non se ne discute, quindi manca più che le informazioni, manca il dibattito pubblico, manca un momento in cui queste informazioni vengono elaborate, perché così come nozioni di per sé non dicono niente a nessuno. Ma la parte sana dell'Italia pecca di vivere in uno stato un po' di rassegnazione, un po' di depressione, di confusione e di paura, perché viviamo in un paese mafioso, diciamocelo, sono tutti terrorizzati all'idea di perdere il posto, anche se dicono, se esprimono un pensiero qualsiasi su qualcosa anche di banale, di subire insomma ritorsioni che ci sono continuamente, e alla fine la gente sta sempre a aspettare che qualcun altro, che gli italiani reagiscano. È ora di capire che gli italiani siamo noi, che non c'è la frase più che si sente dire ormai, come un tempo si diceva non ci sono più le mezze stagioni, oggi tutti quanti dicono però guardi i report, il giorno dopo ti aspetti che ci sia la rivoluzione, invece non succede niente. Ma chi la dovrebbe fare questa rivoluzione? Chi è che dovrebbe far succedere qualcosa? E soprattutto mi sono concentrato anche sulla storia della trattativa Stato-Mafia e su quelle famose intercettazioni che lui ha fatto distruggere dopo una sentenza un po' strana della Corte Costituzionale. Siamo noi a dire quelle cose, noi abbiamo riferito, noi siamo il termometro e la malattia sta da un'altra parte, la febbre sta da un'altra parte, bisogna saper distinguere il dito che indica la luna e la luna. Noi siamo il dito, lui invece di guardare il dito dovrebbe guardare la luna, i giornali sono il dito, la luna sta da un'altra parte. La gente comincia a sapere sempre di più, ma la verità deve venire anche nelle sedi processuali o giudiziarie, che non è sufficiente io so di pasoliniana memoria, c'è bisogno che questi fatti vengano anche acclarati nelle sedi processuali, così come è vergognoso che ci sia stato un alto esponente, un altissimo esponente delle istituzioni che abbia chiesto la distruzione di intercettazioni telefoniche. Chi ricopre incarichi istituzionali dovrebbe venire qui in piazza e dire ve le faccio ascoltare io le conversazioni telefoniche, non chiedere a un altro organo dello Stato di distruggerle. Questo è un fatto di una gravità inaudita, ecco perché c'è tanto bisogno di verità sulla trattativa, perché le coperture sono ancora molto alte, altissime all'interno delle istituzioni.